sono importanti i sensi nella narrazione di sé? Beh, innanzitutto la scrittura è già un senso. Io ritengo che sia una sorta di sesto senso, perché scrivere non solo ha il compito di aiutarti a rievocare i sensi, l'esperienza sensoriale che tu hai già vissuto, no? Ti accorgi, muovendo la mano sulla tastiera del computer o fisicamente tenendo la penna, che la penna ti porta curiosamente dove vuole il tuo inconscio. Non lo sai prima di scrivere, e poi tu lo sai, avendo scritto ha scritto la sua autobiografia, Graziani, e non sai dove ti porterà, e in questo viaggio allora ti accorgi che c'è un sesto senso, un movimento che riattiva memorie che credevi di avere completamente smarrito o perduto, e che ti offre poi l'entusiasmo sensoriale anche per andare avanti a scrivere, a scoprire. Ma l'importanza di una scrittura autobiografica non risiede soltanto nell'atto di scrivere il testo, il romanzo, lo scritto della tua esistenza. L'importanza della scrittura autobiografica è che poi ti offre ulteriori impegni dedicati alla scrittura. Vedi cosa sei riuscito a realizzare qui a Treviso, no? Questo è un indotto. Sono colpevole, ben contento. È un indotto, cioè la scrittura autobiografica rimette in moto energie, voglia di continuare, di sperimentarsi, di non fare le cose soltanto da solo, per cui poi diventa naturale dall'esperienza di Anghiari che abbiamo, che le persone da autobiografe diventino anche biografe di altri, che costruiscano allestiscano dei circoli di scrittura o di lettura autobiografica. Ecco, a me interessa, mi ha sempre interessato avviare il progetto ad Anghiari con questa finalità, cioè una finalità che ponesse le persone poi di proseguire, di non limitarsi a consegnare una bella anche autobiografia, no? Da mettere in uno scaffale di libreria. Ciò che conta sono le energie che riesce a rimetterti in moto questo tipo di attività. E non è un caso che laddove io di solito personalmente lo faccio, seguo situazioni anche difficili, gravi, a livello umano, nelle carceri, nei servizi psichiatrici, non è un caso che la scrittura consenta alle persone di autorealizzarsi e di scoprire, ecco, direi, orizzonti prima assolutamente inimmaginabili. Un'ultima cosa, un'altra curiosità personale. È vero che il Veneto ha una particolare propensione alla narrazione di sé? Sì, questo l'ho già dichiarato l'anno scorso, e direi che ne sono convinto, perché alla Libera Università di Anghiari si conferma che il numero di donne, naturalmente donne provengono dal Veneto, dal Friuli. È anche vero che non solo avete questa predisposizione al ciacolare, al narrare e così via, ma proprio perché avete una predisposizione al ciacolare, ciò che raccontate in giro ad amiche e amici fa da tantam, e allora le persone, i veneti ci raggiungono. Un pensiero per carta e carbone, allora lo troviamo rispetto a qualcosa che tra poco vi offrirò l'attenzione, che è un frammento di un filosofo che era, il suo nome era Edmond Jabès, grande studioso di scrittura, oltre che essere filosofo e poeta, il quale ebbe a dire che le parole, e credo anche non solo le parole orali, ma anche le parole scritte, sono esseri viventi. Questa è un'immagine, a mio parere, molto forte, molto importante, che ci
invoglia quindi a rispettare le parole, perché sono esseri viventi, e non a strapazzarle come facciamo oggi, non da un punto di vista linguistico, se le parole vengono anche storpiate hanno un senso, ma le strapazziamo perché le dimentichiamo, non le utilizziamo, non le proponiamo, non offriamo a loro quella custodia che sarebbe indispensabile. È una scrittura autobiografica, a mio parere, sentita con profondità, con emozione, diventa, io credo, una custodia all'antica delle parole, ma considerando che sono sempre parole vive, non parole ingessate dalla scrittura sulla pagina. Certo.